supercar su via Etnea. C'è chi non crede ai propri occhi, eppure quello che vedete è l'unico esemplare attualmente marciante in Sicilia della Pontiac Firebird, gemella di Kit, auto protagonista insieme al suo pilota Michael Knight della serie TV che negli anni 80 appassionò giovani e non. A sceglierla per il suo matrimonio, Francesca Viena, sposa sorpresa dalle nostre telecamere davanti alla chiesa della Collegiata, arrivata all'altare a bordo di quello che per lei era un sogno sin da bambina. È stato tutto, diciamo, il destino secondo me, perché tramite un mio amico Simone, conosciuto Nino, e appena ho saputo che aveva questa macchina ho detto voglio il mio matrimonio con questa. E se lo ricordo da bambina quando mandavano in onda gli episodi, no? Avrebbe mai pensato un giorno di vestire quest'abito bianco e di salire su una macchina uguale? No, mai. Penso che ognuno pensa al suo matrimonio come una limousine, le classiche macchine, il maggiolino che andava pure. Quanto mi devo differenziare io. Lei è giovanissima, questa è un'auto che ricorda il periodo degli anni Ottanta. Tanto giovane, diciamo, 32 anni. Giovane! Però negli anni 90 ancora andava, tra i miei 7-8 anni me lo vedevo volentieri. Il suo album di nozze avrà certamente qualcosa di sfizioso. Molto, molto, sono contentissima e emozionatissima. Ultra tecnologica, chi non ha mai desiderato scambiare due chiacchiere con l'anima ed il cuore di questo bolide che aveva il compito di proteggere l'umanità? Oggi messaggi simpatici si possono ascoltare provenienti dalla plancia all'accensione del quadro. Guardare ma non toccare. No, amico, non faccio il caffè. Non so cosa darei per avere una ragazza così. A possedere questo gioiellino, Nino Marchi, che a bordo di Kit ha coronato il desiderio di due amici. Perché all'epoca, dopo la fine, diciamo, della stagione, delle quattro stagioni televisive, uno di quegli esemplari, anche se non era originale, era solamente esposto all'interno degli Universal Studio, era a bordo di una piscina che purtroppo oggi non so perché l'hanno tolta, forse perché non hanno più le auto, e quindi magari vederne in giro qualcuna è una cosa molto, molto rara. Oggi in Italia saremo circa 22-23 ad avere questi esemplari, ce ne sta un'altra che si deve ultimare, che è in provincia di Messina a Patti, ma che non è ancora completa, ma credo che lo sarà a breve, che è di un mio amico che tra l'altro mi ha aiutato a far arrivare la macchina, che lui si chiama Francesco Marino. Lui ha iniziato molto prima di me, ha replicato anche il General Lee, la macchina di Hazard. C'è un costo che da intenditore ed estimatore lei ha dovuto sostenere. Quanto vale un esemplare così assemblato? Voglio dire, queste auto per chi ce l'ha non sono mai finite, perché hai sempre qualcosa che vuoi migliorare. Naturalmente quando si ci proietta verso queste macchine, che comunque sia sono molto particolari, diciamo che si realizzano col tempo.